Salve, sono Fulvia Caruso, sono un'etnomusicologa e insegno presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell'Università di Pavia, che ha sede a Cremona. Ho deciso di partecipare a questo progetto con un ascolto. Per lavoro ascolto le musiche di tutto il mondo, ma ce ne sono alcune in particolare che in questo periodo di distanziamento sociale mi ronzano nella testa. E un canto in particolare è quello che vorrei condividere con voi oggi. È cantato da Ulai Bo, che è una donna Kaluli, una popolazione che vive nella Papua Nuova Guinea. È stata registrata da Steven Feld, un etnomusicologo statunitense, negli anni Ottanta. Dunque, perché una canzone così lontana nel tempo e nello spazio, risuona con la nostra quotidianità? Per tantissimi motivi. Prima di tutto, il paesaggio sonoro. In questi giorni di lockdown, a tutti voi avrete notato come, il paesaggio sonoro, appunto, i suoni della natura, siano entrati prepotentemente nelle nostre stanze. E questo dipende da due fattori. Uno è che effettivamente l'immobilità delle nostre macchine ha consentito agli animali di riappropriarsi di alcuni spazi dai quali erano stati esclusi. L'altro è che l'ottima qualità acustica del nostro paesaggio sonoro attuale ha fatto sì che la nostra capacità uditiva sia incredibilmente migliorata in questi giorni. Beh, per i Kaluli questa capacità uditiva è assolutamente normale. La loro è una cultura basata sull'ascolto e non sulla visione, e dunque anche la loro musica è profondamente segnata da questo rapporto. I Kaluli cantano come i suoni della natura che li circonda e insieme ad essi. Se ci sono degli insetti, quali insetti a seconda del momento della giornata e del periodo dell'anno, quali uccelli o la tipologia di acque, di ruscello, di pozze nelle quali si trovano a cantare, indicheranno le modalità con le quali cantare. Questo rapporto col paesaggio della natura introduce un altro elemento che dovrebbe farci riflettere, che è l'ecologia acustica, ma l'ecologia in generale, quindi il senso ecologico che hanno i Kaluli di rispetto della natura e di vita in armonia con la natura, una cosa che forse dovremmo imparare da loro. Il terzo elemento di risonanza è quello del rapporto con lo spazio e con il tempo che i Kaluli hanno. Attraverso le loro canzoni mantengono memoria degli spostamenti che loro fanno e che fanno le persone che loro amano. A distanza anche di decenni sanno dove sono stati e chi hanno incontrato e sanno anche ricostruire gli spostamenti delle persone che hanno amato. Noi in questo momento stiamo ragionando di un'ipotetica fase 2 in cui forse sarà necessario tracciare attraverso delle app i nostri spostamenti. Per i Kaluli sarebbe assurdo perché non ne avrebbero nessun bisogno. Prima di lasciarvi all'ascolto, volevo introdurvi lo specifico canto di Ulai Bo. È la traccia 6 del CD Voices of the Rainforest pubblicato da Steven Feld ormai tanti anni fa, ma che per fortuna a breve dovrebbe essere pubblicato in italiano all'interno di un libro curato da Sergio Bonanzinga dell'Università di Palermo su Steven Feld. Dunque vi introdurrò il brano direttamente con le parole di Steven Feld, tradotte per l'occasione da Nico Mangifesta, un nostro dottorando cremonese. Il brano si intitola Relaxing by a Creek, rilassandosi vicino a un torrente.
Il deflusso dell'acqua dal Monte Bosavi crea numerosi fiumi, torrenti, ruscelli e pozze che si snodano attraverso le terre dei Caluli. Non puoi camminare per i sentieri forestali per più di pochi minuti senza attraversare un qualche tipo di corso d'acqua. E quando si viaggia attraverso la foresta, i suoni dell'acqua sono ovunque, definendo la presenza di pianure, crinali, colline e valli. Questa ecologia della presenza acquatica e l'estetica del canto sono strettamente legate nell'immaginazione dei Caluli. La loro lingua ha molte parole onomatopeiche che imitano i suoni dell'acqua. Ciò che a te o a me potrebbe semplicemente sembrare un sibilo, ha un senso più sottile per un Caluli che ha familiarità con i ritmi della foresta pluviale. L'acqua raffigura anche il modo in cui i Caluli pensano al canto, come l'acqua il canto deve fluire con immediatezza e partecipazione. L'azione di comporre un canto è detta sentirsi come avendo una cascata sulla testa. Ecco perché gli uomini e le donne Caluli spesso compongono o provano le loro canzoni seduti accanto a un ruscello. Dicono che il flusso d'acqua riempia loro le menti con idee. Rilassandosi vicino a un torrente dove l'acqua scorreva dolcemente su rocce poco profonde, Ulai canta nello stile chiamato ghisalo, la forma poetica più complessa dei bosavi, di solito composta e cantata dagli uomini. Poiché questa è una versione molto breve di una lunga canzone che è abbastanza difficile da tradurre semplicemente, ti darò solo una sinossi. Nella prima parte della canzone un uccello beccaio si ritrova solo in luoghi familiari e richiama le sue sorelle e i suoi fratelli. Nella parte successiva l'uccello si rivela essere uno spirito umano, cercando di farsi strada attraverso le terre che si è lasciato alle spalle, andando in barca lungo i corsi d'acqua alla ricerca dei suoi giardini, i suoi luoghi del sago e i suoi maiali, che ora vivono lì senza di lui. Il nominare terre e acque nel testo porta l'ascoltatore in un viaggio attraverso questi luoghi e attraverso quel viaggio verso i sentimenti associati al defunto di cui erano i luoghi. Subito dopo quest'ultimo canto ghisalo, Ulai si lanciò in un breve frammento di Koluba, chiamando ad alta voce i miei uomini americani: quali sono i vostri nomi? Mie donne australiane, quali sono i vostri nomi? I miei uomini americani. La spiegazione di questo piccolo frammento è che Ulai mi ha chiesto perché stavo facendo nuove registrazioni e le ho detto che ho un amico americano a cui piacevano davvero i suoni dei bosavi e voleva sentirne ancora. Subito dopo aver cantato questa canzone, Ulai mi ha detto che stava pensando a come queste persone in America non avrebbero capito la sua lingua, così ha deciso di cantare per loro con i nomi dei loro posti, perché cantare un percorso di nomi di luoghi è il cuore emotivo della canzone dei Caluli, è il loro modo di riflettere sulla profondità di come le persone sono collegate. Quindi, così, con questo frammento, sta cercando di mettersi in contatto con noi e con i suoi nuovi ascoltatori. L'ultimo dei canti della parte del torrente fu composto più di 20 anni fa. È uno dei canti più conosciuti di Ulai, nello stile melodico dei Caluli chiamato Heyalo. È composto di un tronco e di rami, come tutte le canzoni bosavi, paragonabile al nostro concetto di ritornello e versi. Nel tronco parla di una cicala del fiume che rimane affamata e nei rami parla del fatto che questa cicala a valle continui a chiamare suo fratello o io all'albero di noce nero. I Caluli paragonano il suono delle cicale nei corsi d'acqua al rumore di uno stomaco vuoto. Essere vuoti è essere abbandonati. Così questa è una canzone sulla solitudine e la perdita. Cambiando i nomi di terre, crinali, ruscelli e valli, il testo completo crea una mappa di un percorso
attraversato da uno spirito nella forma della cicala. Buon ascolto. Ho
capire però che a volo di Dio mi può segnare nei monopoli, voglio segnare nei monopoli, mi può segnare nei monopoli, cucino che a volo di Dio, imano che a volo di Dio, imane polo che a volo di Dio, mi può segnare nei monopoli, ma pure segnare nei monopoli, mi può segnare nei monopoli. Cucino che ha vuole di Dio, capio che ha vuole di Dio, culo che ha vuole di Dio.